berlusconizzata nel midollo osseo. Il berlusconismo, è stato scritto, è l'autobiografia di una nazione. Di qui dobbiamo partire, se abbiamo intenzione di rendere credibile la parola cambiamento, cioè dal mettere dinanzi allo specchio questo paese, e dal capire che alcune modificazioni che sono intervenute hanno talvolta col silenzio o con la complicità della sinistra prodotto un aggravamento di questa condizione di degrado culturale. La modernità che la sinistra ha interpretato in termini di miti aziendalistici, si è moderni se sai evocare la bontà miracolistica del management e se invochi manager, bisogna mettere in campo una processione di manager, fino a quella cosa talmente patetica che consiste nel chiamare manager un povero dirigente scolastico che passa la sua vita affogato nelle circolari ministeriali e nelle interpretazioni di quella profluvio di norme, codici e codicilli, di quella furia normativa che ha assediato la scuola proprio per bombardarla, per rendere, diciamo, superfluo il mestiere della educazione, visto che il mestiere fondamentale è quello della interpretazione del disbrigo delle incombenze burocratiche. Allora, vedete, il berlusconismo è un problema molto serio che c'entra soltanto a valle con la politica, ma a monte c'entra con la cultura di questo paese. L'Italia è diventata berlusconiana molto tempo prima che vedessimo il Cavaliere Nero scendere in campo nelle elezioni politiche del 94. L'Italia è diventata berlusconiana quando si è accettata la marginalizzazione del lavoro degli educatori, punto fondamentale. Quando si è accettato che scendessero dalla cattedra i maestri, le maestre, gli insegnanti, perché in cattedra salivano gli imbonitori televisivi e la TV commerciale, con il suo italiano semplificato e involgarito, costruito su un codice commerciale pornografico, ha soppiantato completamente gli affetti della didattica per come noi li conoscevamo. La scuola è cambiata radicalmente, ha perso il suo peso, la sua centralità nell'organizzazione della vita di comunità, ma lo sapete benissimo. Oggi un maestro o una maestra di scuola elementare non vale nulla, fa un mestiere marginale, sente di non avere proprio un peso specifico, nonostante il fatto che noi non possiamo neanche immaginare la democrazia se non pensiamo ai maestri e alle maestre. Bisognerebbe fare accanto al monumento al milite ignoto il monumento al maestro e alla maestra della scuola elementare, come costruttori di democrazia, no? Io individuo lì il punto nevralgico della nostra caduta e della loro ascesa, della nostra caduta. Perché se la società non esiste, esistono solo gli individui, e se quello è il progetto di società, è chiaro che la scuola e l'università hanno bisogno di mutare la propria missione educativa. Se la società muore nella dimensione del totalitarismo mercantile, la scuola, questo è stato il compito fondamentale della Gelmini, noi dobbiamo smetterla di pensare alla Gelmini come la piccola fiammiferaia delle piante, no? O come quella, diciamo, dei neutrini. Dobbiamo smetterla di pensare, di ripensarla alla luce della splendida gag che faceva la giovane Guzzanti, che era notevole. Io lo dico a me stesso, perché io stesso ho provato un grande turbamento di fronte a quello che ho definito il mistero glorioso dell'antropologia contemporanea, la Gelmini. È un mistero. Ma attenzione, attenzione, la scuola e l'università sono i luoghi fondamentali della vita sociale perché comunque producono la società. I valori, le forme di coscienza, i profili produttivi, i profili professionali, l'idea del mondo, il vocabolario, si produce nella scuola. Il fascismo doveva
strutturare una società fortemente gerarchizzata, e Giovanni Gentile, beati loro, chiamarono un grande filosofo a fare la riforma del 23, Giovanni Gentile scolpì una scuola, diciamo, che aveva questa missione, i licei, luoghi di allevamento e di riproduzione dell'élite, le scuole di avviamento professionale o gli istituti tecnici come luoghi di riproduzione delle classi subalterne. Questo era un grande disegno di società gerarchizzata che era in qualche maniera il prodotto di quella riorganizzazione degli assetti della didattica e della scuola. La Gelmini, diciamo, ha portato a compimento l'idea di una scuola che smette di essere quello che diceva Piero Calamandrei, il più delicato organo costituzionale. Quando si dice organi costituzionali, l'opinione pubblica pensa sempre al governo, al Parlamento, alle regioni, alla Corte Suprema, dimentica che il più delicato organo costituzionale è la scuola, perché è quello che più ha attinenza con la tutela della democrazia, della vita democratica. E la Gelmini ha portato a compimento quell'impegno, diciamo, la scuola che forma cittadini ed educa alla democrazia, che come sapete è l'educazione alle diversità, invece ci ha avviato verso un modello di scuola che forma clienti ed educa al mercato. E in questa trasformazione c'è fino in fondo la radice del nostro smarrimento. E io ve lo dico così, che se avessi il potere di farlo, la prima cosa che cambierei, una riforma a costo zero, così mi diranno che sono antiquato, è ripristinare il sistema di valutazione di un tempo, quello fondato sul voto. Perché io penso che valutare affibbiando un credito e un debito significhi anche attraverso la valutazione produrre educazione mercantile, vedere questi bambini già con i debiti o già con i crediti è una sfida dal mio punto di vista. Questo paese deve fare un investimento formidabile in cultura, ricordando che non era casuale, non era una boutade quella di Tremonti che diceva la cultura non si mangia, era emblematica di un mondo. L'investimento in cultura è indispensabile per la modernizzazione degli apparati produttivi, non cresce l'economia se non cresce l'armatura culturale di un paese. Tu hai bisogno di investire in cultura perché hai bisogno di disseminare il paese di distretti tecnologici, di laboratori di ricerca, di luoghi dell'innovazione. L'industria ha bisogno di innovazione. L'agricoltura ha bisogno di cultura e di innovazione. Bisogna portare il computer, bisogna portare le specialità di ogni tipo nel mondo, nel territorio rurale, sapendo che se non difendiamo l'agricoltura, se continuiamo a perdere frammenti di agricoltura, se continuiamo a subire lo spopolamento dell'entroterra, il corpo del bel paese diventerà sempre più gracile e fradicio. Abbiamo bisogno quindi di investire cultura, l'agricoltura, oltre che l'agricoltura. E poi la cultura significa l'economia della produzione dei beni immateriali guadagna spazio continuamente. No? L'economia della connettività, delle reti informatiche. Anzi, noi ci dobbiamo preoccupare del fatto che la differenza tra chi sa e chi non sa oggi propone un obiettivo di alfabetizzazione di tipo nuovo, che è l'alfabetizzazione informatica. Il digital divide, la barriera tra chi sa usare gli strumenti della comunicazione più sofisticata di tipo tecnologico e chi non li sa usare, è un'altra barriera che va colmata. E penso che lo possiamo fare anche immaginando che c'è, se ci liberassimo dall'oppressione del dominio, o se pensassimo la necessità di liberarci dall'oppressione del dominio, ci sono cose nuove che germogliano nella realtà del lavoro, meravigliose. Finalmente ritroviamo la mescolanza tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Guardate, in tanti mestieri di altissima specializzazione intellettuale si investe sull'intelligenza della manualità, cioè una mescolanza. E normalmente questo ci dice che possiamo avanzare, perché la separazione, la frattura tra lavoro intellettuale e lavoro manuale era una frattura sociale. Si era costruito così il mondo, perché l'élite erano
lavoro di concerto.